Notte, va bene l'Xterra, va bene il Double, come si chiama? Il Double Classic. Il Double Classic, sì. Però parliamo un po' delle cose vicine a quelli che ci stanno ascoltando. Allora, domenica c'è la DJ Ten a Firenze, domenica c'è anche la Cortina d'Obbiaco, ed è una delle gare più belle di corsa che si possono fare, 30 km partendo da Cortina d'Ampezzo, facendo praticamente la vecchia strada del treno, è una vecchia ferrovia da cui hanno tolto i binari, passa ancora attraverso le gallerie, sì. A un certo punto è sulla destra le tre cime di Lavaredo, bellissima, una gara su sterrato, ma è uno sterrato molto... E la Cortina è in salita? I primi 13 chilometri sono in salita, ma è una salita corribile, come si dice. Okay. E gli altri sono in leggera distesa. Cortina d'Obbiaco che percorrerà Giovanni di Aldo Giovanni. Giovanni Storti, che è completamente impazzito. Sì, che ho visto ieri sera alla Montagnetta, è infinitamente peggio di come l'ho messo io qualche anno fa. Sì. Tra l'altro. Completamente traviato dai suoi compagni di corsa, ma fate bene. Era accanto a me a Madrid a vedere l'Inter. L'unica roba ma che non gliene fregava niente dell'Inter. Sì, lo vedevo che era l'unica. L'unico che non piangeva. Stava pensando alla corsa. No, tra l'altro Giovanni è l'unico che è in grado, tra noi ad esempio, che ha i requisiti per poter correre una delle classiche, l'Ultra Trail del Monte Bianco, non chiaramente la quella lunga. Perché quella dici lunga, che ha i requisiti? Perché lui, avendo fatto l'Ultra Trail del Tube Cal, ha guadagnato un punto, e con quel punto lì tu puoi fare la Courmayeur Chamonix, quindi puoi fare la 100 km. Se fai anche quella prendi il punto e virgola, se fai il giro lungo due punti. No, e il punto croce quando sei morto. Invece, sempre per quello che riguarda appunto le cose vicine che avvengono in Italia, tra oggi e domani si chiude il Giro d'Italia e si chiude con due tappe meravigliose per chi ama appunto vedere gli altri fare fatica in salita. Oggi c'è il Mortirolo, domani c'è il Gavia, domani c'è anche il rischio di neve, tra l'altro. Sì, sì, domani ci saranno sicuramente ai bordi della strada questi muri di neve, perché comunque è nevicato in questi giorni. Se non sbaglio anche a Sestriere ha nevicato, cioè a 2000 metri c'è lo zero termico, 2200 metri c'è lo zero. E credetemi, io ho fatto questo Wolf Creek Pass che sono 10.000 piedi, 3.000 metri. E quando chiaramente tu arrivi dal deserto, perché prima di arrivare al Wolf Creek Pass tu hai il deserto della California, il deserto dell'Arizona, è un po' come aver fatto il Giro d'Italia già, cioè loro arrivano in queste montagne dove chiaramente hanno già migliaia di chilometri alle spalle e molta fatica. Tra l'altro quest'anno è stato molto impegnativo perché sono caduti tantissimi nelle prime tappe in Olanda, poi hanno trovato questo tempo incredibile. Pensate, in una tappa in 45 sono arrivati fuori tempo massimo. Sì, 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 sì. Molti si sono ammalati, hanno preso le bronchiti, cioè si sono abbassati le loro difese, e quindi quando arrivi su queste montagne con questo freddo, uomo, il freddo lo senti. Senti il freddo perché in pratica non hai più, cioè, tutte le tue energie, tutto quello che tu hai addosso. È nelle gambe. No, non hai più niente, perché quando le gambe lavorano tanto, il corpo è umano. Nelle gambe. Sì, no, non hai più un filo di grasso addosso. Catabolizzare. E il grasso è quello che ti protegge anche dal freddo. Devo andarci io. Sì, in pratica. Io ci vado. La bicicletta sulla lunga distanza è lo strumento migliore per dimagrire. Pensate che quando sono arrivato sul Wolf Creek Pass, ho fatto la salita, ma la discesa avevo talmente freddo che ho preso lo scotch e me lo sono legato tutto addosso con lo scotch. La mummia del similaum. Tutto lo scotch. Perché la fantasia non gli è mai mancata. Il freddo penetrava dappertutto. È la gazzetta, è come la gazzetta sotto il giubbotto. Ma infatti il vero problema del Wolf Creek Pass, in quale stato è esattamente? Colorado. In Colorado. E che in Colorado, uomo, non c'è la gazzetta dello sport. E quindi cosa ti metti sotto la maglietta? Niente, il duct tape, quello d'argento. E poi urli. Comunque, per darvi l'idea, tra oggi e domani i ciclisti del Giro d'Italia percorreranno 116 chilometri di salita, 51 chilometri di salita oggi e 65 domani, per chiudere in bellezza. Si sveglieranno, lasceranno tutto. Pezzo dei Velvet Underground ripreso dai Dirt Music, si chiama All Tomorrow Parties, se ne è innamorato Aldo Rock, che ogni volta ce lo propone raccontandoci qualcosa in più, per esempio che sono appunto in parte musicisti inglesi e in parte Tuareg.
pensate che, un po' come i Tina Riven, questi Tuareg a un certo punto... Tuareg, un po' come i Tina Riven. Tina Riven. Non volevo correggerlo. Il nome Tuareg e Tina Riven, come la lingua, Tamacek, la lingua Tuareg. E loro, essendo una popolazione nomadica, a un certo punto si sono scontrati con le civiltà stanziali, cioè hanno dovuto combattere. A un certo punto questi è tipo come nei campi Rom? No, nel senso che gli stati volevano delimitare. Sai che lì nel deserto i confini sono stati tracciati con righello. Certo. Cioè, a un certo punto la colonizzazione tedesca andava in verticale, quella inglese andava parallela, quella francese andava in orizzontale, e alla fine hanno iniziato a fare i confini così. I Tuareg, i popoli nomadici, che sono popoli di pastori, allevatori, si sono scontrati un po' come i vecchi cowboy quando si sono scontrati nel Far West con gli agricoltori. Molti, molti cowboy erano più vicini agli indiani come cultura nomadica. Certo. Che agli stanziali. E quindi cosa hanno fatto? A un certo punto hanno detto: va bene, imbracciamo i fucili. Molti di questi gruppi hanno riposto il fucile e hanno preso gli strumenti, le chitarre elettriche, e quindi adesso fanno questi... Parlando di Tuareg e deserti, questa sera alle 11.30 su DJ TV, quando finisce la replica, quindi in questo istante, se ci state guardando appunto in differita, riprendono le puntate di Fino alla fine del mondo. Erano 8 puntate che sono terminate venerdì scorso. 6 puntate. Che mi correggi, è meraviglioso. E quindi riproponiamo quella con cui abbiamo cominciato, che guarda caso ha a che fare con Sara. È un film prodotto da Matt Damon, che infatti fa anche la voce narrante, molto bello anche come qualità d'immagine, e si chiama Running the Sahara, la storia di 3 corridori che praticamente partono dal Senegal, quindi costa atlantica, e arrivano nel Mar Rosso. Quindi in pratica partono da questa spiaggia del Senegal, quindi dall'Oceano Atlantico, li vedi proprio, mettono i loro piedi nell'acqua. Bello. E poi arrivano nel Mar Rosso e si tuffano nel Mar Rosso. Chiaramente credo che fanno, dunque, se non sbaglio, più di 5.000 chilometri. Come hai detto che vanno a piedi? Sì, di corsa. Di corsa. Fanno più o meno un paio di maratone al giorno. Ok. Di maratone al giorno? Sì, fanno più o meno... Nel deserto! Ma scusami, quello anda a fare. Non è che poi devi andare a prendere i bambini a scuola, devi andare a fare il programma, devi andare a comprare le ciliegie e ferrovia. Aiuto. Devi fare soltanto quello, lo fai. È bellissimo. I posti sono bellissimi, guardatelo, perché veramente è come essere nel deserto. Ci rivediamo venerdì prossimo. Guardate. Questa è Radio DJ. Grazie uomo. Ciao. Ciao.